fate, amici di Gidda News? Precari davanti la prefettura. Prima manifestazione dell'anno per i docenti che sono scesi in piazza in difesa dei loro diritti, perché la 107 ignora e continua ad ignorare le vere esigenze degli insegnanti precari che meritano il rispetto dei propri diritti. Per gli approfondimenti potete guardare il nostro servizio sulla manifestazione. La Gilda dice no a contratto sulla mobilità. Come già ribadito nei precedenti incontri, la Gilda non ha firmato il contratto sulla mobilità perché ambiti territoriali e chiamata diretta dei presidi senza alcun criterio di oggettività porteranno disparità fra gli stessi docenti che svolgono la stessa professione. Azione Civile ha istituito il comitato promotore del referendum abrogativo della 107. L'assemblea, alla quale erano presenti sindacati ed associazioni della scuola, si è dimostrata favorevole alla convergenza della promozione del referendum, decidendo di adottare i quesiti referendari formulati dal comitato tecnico-scientifico dei costituzionalisti. Docenti di sostegno. In attesa dell'uscita dei bandi ufficiali per il concorso, il ministro Giannini ha affermato che i nuovi docenti saranno specializzati in base al tipo di disabilità. Ciò, secondo il ministro, non sarebbe contrario a una scuola che sempre più diffonda la cultura dell'inclusione. Inglese concorso, ancora nodi da sciogliere. Al ministero sono già al lavoro per limitare i danni ed in particolare sulla questione inglese, come annunciato da Renzi. Le opzioni in campo ora sono sostanzialmente due: dimezzare, come chiesto anche dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e da alcuni sindacati, il numero delle domande in inglese, oppure intervenire sul peso dei punteggi da attribuire a questi due quesiti rispetto al pacchetto complessivo. Blocco del conteggio dei 36 mesi. I deputati del Movimento 5 Stelle ottengono in Commissione Cultura l'approvazione di una loro richiesta che stabilisce il blocco dei 36 mesi previsto per settembre. Questo, afferma Gianluca Vacca, portavoce dei 5 Stelle, sarebbe una boccata d'ossigeno per i docenti, consentendogli di continuare a lavorare e rispondendo alle esigenze dell'organico della scuola. Ora il governo non si rimangi la parola e dia seguito al nostro ordine del giorno approvato. Con una nota ufficiale indirizzata al direttore regionale del Lazio, CGL, CISL, UIL, SNALS e Gilda evidenziano quelle che considerano vere e proprie irregolarità, tali da rendere pressoché illegittimo l'intero provvedimento. Inoltre, nel Lazio non è stato chiamato nessun docente come esperto esterno e di questo i sindacati chiedono conto all'ufficio regionale, ricordando che in linea generale ogni atto amministrativo deve essere sempre adeguatamente motivato. Supplentite nessuna guarigione. Grave insuccesso per la riforma Renzi, non solo per il grave ritardo degli stipendi ai precari, ma soprattutto perché la 107 non ha contribuito a ridurre il numero dei supplenti. Faraone giustifica tale mancanza affermando che l'anno scolastico 2015-2016 è un anno di transizione in attesa che la 107 vada a regime. Muore uno studente in classe. Tragica fatalità per uno studente abruzzese di 17 anni che è scivolato dalla sedia mentre si dondolava battendo la nuca sul muro. A nulla sono serviti i soccorsi che hanno solo potuto constatare il decesso. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che le sedie erano fuori norma. Le sedie dei nostri ragazzi sono sicure? Forse bisognerebbe fare appurati controlli per evitare che tali tragedie non avvengano più. Domani, ultimo giorno per presentare la domanda di dimissioni dal servizio dal 1 settembre 2016 con l'opzione donna, cioè con il calcolo contributivo per tutte le insegnanti che ne hanno i requisiti. Per rivedere tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito gildatv.it o scaricare l'app gratuita sul vostro smartphone. Da Irene Anastasia è tutto, arrivederci alle prossime video.